tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi primo book haul della vita del canale che teoricamente dovrei saper fare ma praticamente no. In questo video vi farò vedere tutte le mie compere da gennaio fino adesso 11 marzo, perché nel mese di marzo non comprerò nessun altro libro perché devo prima finire quelli che ho a casa, che sono troppissimi. Iniziamo con tre libri che mi sono stati regalati a Natale, di cui uno già sapete il titolo, ossia L'ombra del collezionista, accompagnato da Il taglio di Dio e La stanza della morte di Jeffrey Deaver. In questi tre romanzi l'autore ci riporta su le tracce di tre serial killer spietatissimi, con tre modus operandi diversi, tre modi di agire diversi, però a inseguirli sono sempre Amelia Sachs e Lincoln Rhyme. Io vi consiglio tantissimo questi tre libri, poi ve ne parlerò meglio nel wrap up che giustamente farò fine marzo, inizio aprile, quando le mie letture saranno completate. Però vi consiglio tantissimo di leggerli, iniziando dall'Ombra del collezionista, perché secondo me tra questi tre è il migliore e il più bello. Poi con i soldi di Natale ho comprato The Hunger Affamati di Alma Cazzo. L'ho comprato a gennaio ma l'ho letto solamente di recente e merita una recensione apposta. La troverete giovedì sul canale alle 17. Ed è di un mistero incredibile, di un'ansia soprattutto, questo libro, perché è un thriller storico che racconta di George Donner, che dovrà guidare un gruppo di pionieri verso la California. Però durante questo viaggio ne capitano di tutti i colori, bambini che scompaiono, vengono ritrovati in uno stato pietoso, non si sa che chi e cosa abbia fatto quel lavoro, e quindi mistero e ansia insieme. Questo thriller è meraviglioso, comunque ve ne parlerò meglio. Il prossimo libro che ho comprato è La forchetta strega del drago di Christopher Paolini, che ho comprato, non so, a fine gennaio forse, ed è il sequel del ciclo dell'eredità sempre di Paolini, Aragorn per intenderci. Ci tenevo tantissimo a comprarlo perché Aragorn è stato il primo fantasy che io abbia mai letto nella mia vita, quindi il ritorno dalla Gaesia ci voleva proprio, anche se ho 21 anni, non fa niente, dopo 10 anni dall'ultima volta che ho letto Aragorn dovevo leggere questo libro. Ancora l'ho fatto, in realtà ancora l'ho letto, però mi sono promessa di leggerlo a marzo, quindi arriverà anche l'opinione, il giudizio su questo libro. Mi sono solo fidata del mio istinto, l'ho comprato e basta, cioè. A febbraio il primo che ho comprato è stato Gli ultimi giorni dei nostri padri di John Dicker, perché devo recuperare tutti i suoi libri, perché sì, cioè, mi sono messa in testa di farlo. Questo libro ancora l'ho letto, ma è sempre nella TBR di marzo, quindi troverete anche il giudizio su questo nel wrap up che farò ad aprile. Spero, io lo spero che sia bello come è la verità sul caso Egbert, perché quel libro l'ho amato, quindi io devo amare tutto di Joy Dicker e lo spero tanto. Anche su questo mi sono fidata del mio istinto, l'ho preso e l'ho comprato. Il prossimo libro è un altro thriller che è sempre nell'TBR di marzo ed è Chi ha ucciso mia sorella di Julia Erberlin, non so come si pronunci, che parla, da quello che ho capito, di questa ragazza che cerca l'assassino di sua sorella ed è ossessionata dal trovarlo. Vedremo com'è, ne parlano tutti bene e se mi piacerà comprerò anche il romanzo che l'autrice si trovi questo, anzi un altro thriller in realtà, che si chiama Gli occhi neri, gli occhi neri di Susan, e vedremo come sarà. I prossimi tre in realtà li ho comprati per mia madre, ma li vorrei leggere anch'io. Sto parlando dell'Amica geniale, Storia del secondo cognome e Storia di chi fugge e di chi resta di Elena Ferrante. Ne manca uno perché mia madre sta leggendo il terzo, però appena lei finirà tutti e quattro i libri, inizierò anch'io, li leggerò anch'io.
Non so di cosa parli perché non ho visto neanche la serie TV. Mia madre l'ha vista e si è impazzita e li ha voluti tutti quanti, li sta leggendo imperterrita. E quindi se a lei piacciono vuol dire che sono belli e quindi li leggerò anch'io in futuro. Ciao! Il prossimo libro in realtà l'ho comprato con un buono da 25 € della Mondadori che mi ha regalato la mia amica Benedetta, grazie Benedetta, ossia Auschwitz, ero il numero 220.543, tratto da una storia vera, perché l'autore Denis Avey è stato ad Auschwitz e ha voluto raccontare questa storia, la sua storia. Non credo che ci siano bisogno di spiegazioni in questo libro, comunque ve ne parlerò in futuro appena lo leggerò. Il prossimo libro è sempre un regalo di compleanno, ossia Fidanzati dell'inverno, che ho sentito parlare bene di questo libro, ha delle recensioni positive, anche delle recensioni un po' meh in realtà, però ho voluto provare lo stesso perché ho detto vabbè, facciamocelo regalare, quindi non spendo io i soldi, li faccio spendere a qualcun altro perché io sono anche un po' egoista. E lo sto leggendo e in realtà diciamo nì dall'inizio, però comunque è una lettura piacevole, lo sto leggendo appunto molto volentieri, poi vi farò sapere come sarà appena finirò questo e il secondo. Sono comprata anche il secondo, Gli scomparsi di Chiar di Luna, che ovviamente non lo so, siccome sto leggendo ancora il primo, vedremo. Perché comunque anche se il primo non mi piacerà, ormai questo l'ho comprato, quindi leggerò anche questo e vedremo come sarà. Sempre per il compleanno mi sono fatta regalare il CD dei Queen, che in realtà dovrebbe essercene tre dentro, ma uno l'abbiamo messo in macchina per sentirlo in macchina e sono le Hits. Sono tre CD dei Queen che contengono le migliori canzoni più ascoltate di Queen, e che ve lo dico a fare, l'ho ascoltati tutti e tre almeno una volta, ecco, diciamo così. Poi quello che è in macchina, ogni volta che prendo la macchina lo ascolto, quindi io poi sono fissa con i Queen a causa del film, quindi grazie voi che avete deciso di fare un film sui Queen, perché ora mi avete messo in testa tutte le loro canzoni, sentirle sempre, forever and ever, e di sclerare sugli attori perché quello lo faccio tante volte, e più di volte al giorno. E niente, quindi mi sono dovuto fare regalare per forza. Rimanendo sempre in tema Queen e tema regali di compleanno, mi sono autoregalata con i soldi sempre che mi hanno regalato i nonni il Funko Pop di Freddie Mercury. Questa versione è bellissima, che tra l'altro non so perché, ma ha la testa un po' fatto un po' male qua. Non so, forse sono stata io quando ho tolto dalla busta, ma non mi interessa, è bellissimo lo stesso. Con questo microfono adoro. Adesso devo recuperare anche tutti gli altri. C'è un'altra versione di Freddy, quella con la giacca gialla, no? I capelli corti e baffetti. Penso che ce l'avete in mente l'immagine. E recuperare anche tutti gli altri tre componenti. Roger, Brian e John, perché se no Freddy da solo non va bene. No. Bene, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo giovedì alle 17 e non mancate. Ciao!